la città tutta in piazza. Capisco che lei, per lei è un dispiacere. No, perché dovrebbe essere un... lei diciamo che, non so, sembra un po' con questi occhiali, con il carro che hanno fatto, un po' quello che porta a tasso, non... Ah, può darsi, ma se il risultato è questo, va bene così. Diciamo che abbiamo precettato tutte, no? Si precettano pure. Questo lo dice lei, questo lo dice lei. No, lo dice anche un ordine, questo, una circolare. Questo... Vabbè, quella è un'altra storia, facciamo divertire la gente. Mi ascolti, se lei vuole continuare a buttare fango, noi possiamo interrompere pure qua l'intervista. Vedete, vogliamo oggi fare una puntualizzazione, perché è d'obbligo. Sinceramente devo dire con molta amarezza che ci siamo stancate di quelle che, tra virgolette, possono sembrare le minacce del sindaco, che ha sempre questo fare così, diciamo, molto, molto aggressivo nei confronti. Capisco, signor sindaco, che lei forse è abituato, o mi piacerebbe, diciamo, i microfoni finti, i microfoni, diciamo, chissà tanto per dove lei può dichiarare tutto quello che vuole senza... diciamo, si dice volgarmente il leccaculo, ma noi purtroppo non facciamo questo mestiere, noi facciamo altro, raccontiamo quello che succede nel territorio, e ovviamente quando poi raccontiamo, e raccontiamo fatti e non pugnette, cioè, ci sembra assurdo che lei minacci della sera, chiudiamola qua, smettiamola. Cioè, è inutile che ogni 5 minuti ne facciamo una, può entrare, un po' trasere, nesce, patinne, cioè, perché siamo alle barzellette, alle comiche. Noi continueremo a fare il nostro lavoro, noi continueremo a parlare di quello che fa l'amministrazione comunale, o dentro o fuori, o intervistandolo o non intervistandola. Lei stia tranquillo che il bavaglio ha tagliato, o l'accusa, attenzione, grave, che guarda caso lei lavora per il bene del paese e noi invece remiamo contro, vorrei ricordarle, che forse lei dimentica, che noi è al contrario, è da 20 anni, da oltre quasi 25 anni che lavoriamo per questa collettività, ma non è che lavoriamo per un Natale o un carnevale così estrapolato, o per essere ricordata come il sindaco o la televisione delle feste o Ripistucchionetta o riportare i cristiani in una piazza. Noi lavoriamo con cose serie, reali, cose che servono il paese, non ci travagliamo per mettere in evidenza la non cultura dei cittadini sulla ammonizia, riraghettare ammonizia o neghe. Noi lavoriamo sulla cultura, sapevo, signor sindaco, sabato lì a rubare le macchine, sulla sicurezza del cittadino. Noi lavoriamo su quello che è il bene della sanità pubblica. A proposito, sa una cosa, vorrei ricordargli una cosa, se vuole le faccio avere anche le carte, anzi no, ci mettiamo magari in sovraimpressione se la regia fa in tempo. Quel cerrito che lei ha fatto scappare di darrere perché noi ci speculiamo, no? Gli era stato dato l'incarico di trovare i pediatri per Termini Imerese, Partinico e Corleone. Sai che cosa ha fatto? Quello che ha parlato con lei, e che lei, essendo un direttore sanitario, uno ciavagliere con delicatezza, perché è direttore sanitario, ha trovato due pediatri solo per Termini Imerese, nonostante aveva anche l'indicazione di portare i pediatri a Partenico. E sta un'altra cosa, la reperibilità generalmente per un medico viene pagata a 20 euro, la reperibilità per questi pediatri trovati per Termini Imerese, non per Partenico, è di 120 euro. Quindi, come vede, si trovano i medici quando si vuole, e si possono trovare i medici a risolvere i problemi di Partenico anche in maniera immediata, come vede. Da delibera e vai. Questo per portargli un esempio, ma di esempi di come si lavora per la collettività, perché vede, noi ci aspettiamo da lei quelli che sono atti concreti, non a festa. A festa è oggi, aereo, finio, materia, altro giorno, finio, la gente si sta via, i piccini, ed è giusto.
ed è giusto, e abbiamo detto pure bene, perché abbiamo detto chiaramente che Partinico era in piazza, che la gente era scesa in piazza, ma guardi che non è che è solo Partinico, perché vede, a volte ci dimentichiamo, oppure non, vorrei precisare, perché non vorrei che noi abbiamo oggi i servizi che riguardano vari carnevali, e dopo 3 anni di pandemia, caro signor sindaco, a gente o c'era Rao, o c'era Rao, o c'era un sindaco, o c'era Cuegie, era pronta a scendere in piazza per divertirsi e per rilassarsi. Guardi queste immagini di cinesi. Il carnevale a cinesi è sacro, dove ci sono non le scuole coinvolte, ma c'è il mondo coinvolto, e dove a cinesi ci vanno da tutte le parti. Vuole guardare il carnevale di Balestrate? Guardi cosa c'era a Balestrate. Attenzione, senza sminuire Partinico, assolutamente non lo stiamo facendo per sminuire quello che è successo a Partinico e quello che l'amministrazione ha saputo fare senza una lira, coinvolgendo le scuole e coinvolgendo tutti gli altri enti ai quali vanno il ringraziamento con il coordinamento ovviamente dell'amministrazione. E chi se balestrate? Poi c'è stato il carnevale a Montelepre, e lì non è che ci sono tutti i sindaci su Rao, ci sono tanti altri sindaci che hanno organizzato, o che senza bisogno di un sindaco la gente se ne va in piazza e si vuole divertire. E quindi c'è Montelepre, c'è l'ira di Dio a Montelepre, ogni anno a Montelepre c'è anche, si fa pure un matrimonio. Allora, non è questo il problema. Credo che se lei vuole essere ricordato come il sindaco che sa organizzare le feste, tutto buono e benedetto. Gliene diamo atto, lei sa organizzare i feste. Si fa la cortesia di sapere organizzare la cultura di un paese? La cultura di un paese dove si giocano, si sparano i giochi d'artificio a uno che viene mandato a casa dopo aver tentato di uccidere un carabiniere. Vogliamo cercare di lavorare sulla cultura della gente, di quella gente che fotte le macchine e che ovviamente non c'è sicurezza a Partinico? Vogliamo lavorare su quelle che sono le necessità delle strade, le necessità della gente, la quotidianità, il lavoro? Chi dice lei che non ha a fare vivere che usule che ha facciato il Casabana, che sa, c'è la poce del Nocella, c'è ma chi a fare carta non se ne scorre più. E allora parliamo di cose serie. Parliamo invece di sempre attacca. A me, personalmente, che la gente di Partinico era in piazza, ha fatto enorme piacere. E sa perché? Perché proprio l'emittente Sariato si è organizzata a fare la diretta del carnevale di Partinico, a far vedere a tutti, con collegamenti su vari social, a tutto il mondo abbiamo fatto vedere quello che succedeva a Partinico. Quindi su un eramo pleate, no, ovviamente non ne mettiamo da appiccare un freddo per far abbrire ai cristiani quello che succedeva, caro signor sindaco. Quindi cortesemente, la smetta anche con queste minacce. Sì, no, chiamiamola qua, chiamiamola già, che hanno altro, ci creda, non ne frega niente. Siamo a proposito del carnevale, non ne frega completamente niente. La prossima volta non lo intervistiamo, ne facciamo a meno, non abbiamo problemi. Eventualmente lei sa dove andare.